se io prendo questo qui fa 50, morirò? Ma no, non credo. Piano, piano, piano. No, è caduta! Oh! No, no, no! Oh! Allora, benvenuti su questo nuovo video sulla mia serie di Farming Simulator 22. Allora, questo dovrebbe essere il primo video dell'anno, teoricamente e praticamente. Quindi, buon anno a tutti. Vi dico appunto che io sono in live su Twitch mentre faccio queste cose molto goliardiche. Vi ricordo che restano in iscrizione, mi piace, tutte cose, quindi top. Allora, dobbiamo andare a vendere questa paglia e dopo dobbiamo andare avanti con il gioco fino a novembre. Così vendiamo le uova, facciamo un po' di cose belle e trinciamo soprattutto il mais e proviamo a fare appunto il primo insilato. Quindi adesso andiamo a vendere questa paglia e dopo si va avanti. Ok, allora siamo arrivati al biogas. Adesso andiamo qua su in cima, poi scarichiamo. Non si fa tanti soldi con la paglia, ma almeno si fa qualche briciole. Comunque si è comprato anche questo cassone. Faccio un po' di acquisti anche offline, siccome appunto la sera continuo spesso e volentieri in live, così da portarle avanti e non far vedere le solite cose. Allora, comunque oggi l'obiettivo era di trinciare, ma anche di comprare, se ce la facciamo, vi faccio vedere il primo vigneto, ovvero questo qui, che costa 160.000 euro, quindi neanche troppo. E appunto abbiamo un vigneto, magari comprare questa zona qui con 20.000 euro come deposito per attrezzi. Quindi abbiamo questo piccolo vigneto, siccome anche ho aggiunto, siamo uscito in settimana, meglio per me è settimana, per voi è tipo settimana scorsa, questi due pack. Il pack per il vigneto, questo qui, e poi il vineyard pack con cosa tri quella con vedimatrice trainata della Pelling, molto molto bella. Quindi anche per fare questo pack vorrei appunto, vabbè, il rimarco feltrina. Fighissimo. E quindi appunto per fare tutti questi attrezzi vorrei avere un vigneto, quindi magari ci sta come acquisto. Beh, adesso comunque andiamo avanti con il gioco fino a novembre e ci vediamo quando sarà novembre. Allora, siamo a novembre. Oggi è già andato pure a piovere, ma comunque il cotone dovrebbe essere pronto, no? In teoria, perfetto, e anche il mais. Allora, mettiamo subito all'opera la nostra mod per raccogliere il cotone, che dovrebbe essere tipo che parte qui. Yes, eccola qui. Quindi prendiamo in noleggio questa bestiolina per l'ennesima volta e la portiamo subito al lavoro. Qui abbiamo un po' di uova da vendere, siccome oggi appunto è novembre, quindi vendiamo pure le uova. Infatti io spero che con le uova siano un po' di soldi, perché sennò il vigneto me lo scordo. Quindi adesso cerco di caricare quel pallet e poi andiamo a vendere subito le uova. Anzi, prima porto la mietitrebbia in campo, così iniziamo a raccogliere il cotone. Perfetto, poi vendiamo le uova e infine trinciamo anche il mais. Allora, vendiamo il panificio, anche se è leggermente meno, ma vendiamo il panificio. Quel pallet lì lo lasciamo lì prima che mi incastro e buona. Posso mettere magari un operaio a massimo, mettiamo un operaio qua già. Mettiamo l'operaio che fertilizza, che semina il frumento, così ottimizziamo i tempi. Ok, andiamo a prendere subito la nostra seminatrice. Lo so, è un po' in disordine la farm, eh. È un po' in disordine, ma va bene così. Sì, pure questa bisogna cambiarla prima o poi, eh. Però intanto, per il campo che abbiamo, basta e avanza. Basta, accendi. Non portate via le uova e avvia. Perfetto, a posto. Questa qui va essere il primo giro di campo, quindi ottimo. Andiamo a vendere le uova adesso al panificio. Allora, siamo arrivati alla locanda. Non al pastificio, alla locanda, mi sono sbagliato a parlare. Quindi vendiamo il primo carico. Poi andiamo a prendere il secondo e abbiamo 60% fatto 80.000 euro. Vendiamo pure tutte queste uova, ma penso che andiamo sopra i 200.000 euro, quindi teoricamente il vigneto lo possiamo comprare senza fare debito o altro. Sì, però come mantengo il vigneto attivo? Cioè, va bene avere il vigneto, però bisogna anche lavorare il vigneto.
Ma comunque intanto l'abbiamo. Dopo vediamo come utilizzarlo. Così ci mancano 100.000 euro. Più vabbè. Dobbiamo anche vendere il cotone, quindi teoricamente ci stiamo dentro. Allora prendiamo il vigneto. Quindi compriamo il nostro vigneto come terreno, yes. Poi compriamo anche questo qui, dato 20.000 euro. Ma sì, sti cazzi, in caso facciamo un po' di debito, se proprio è. Allora andiamo comunque a vedere se si può. Adesso in modo o in altro cerchiamo di raggiungere quel posto lì, così vediamo che cosa abbiamo comprato. Abbiamo comprato questo posto qui per le macchine qui, perfetto. Beh, 20.000 euro, ottimo acquisto, anche se credo utilizzarlo anche gratis, ma vabbè, tanto sono 20.000 euro. Depositi e fertilizzante, cose varie. E questo è il nostro vigneto. Cazzo, risale pure la casa viva. Questo è il nostro vignettino. Allora, adesso raccogli cotone. Questo qui noleggiamo. Si attacca a noleggiare la roba. E adesso raccogliamo le balle di cotone e le portiamo a vendere. Intanto qui come procede? Questo ha fatto una, due, tre, quattro balle, quasi la quinta balla, quindi ottimo. Invece la nostra seminatrice, perfetto, ha finito. Ottimo, ottimo. Vabbè, comunque andiamo a caricare le nostre balle. Allora adesso, siccome non abbiamo tanto tempo, lasciamo tranquillamente questa qui. Ci ripristiniamo il nostro rimorchio e il trattore. Allora, vediamo un pochettino, per trinciare, quindi ci noleggiamo questo qui. E poi questa lama qui. Perfetto. Qua mi dice anche un peso, ma direi anche di no. E mi sa che un carrettino bello grande, voglio fare tanti viaggi, quindi vabbè, ci sta. Noleggiamo questo. Comunque sì, il peso serve perché il culo è veramente non libero di più. Aspetta, come si collega questo, mo? Ok. Oddio. Ecco perché forse dicevano che serviva il peso. Cioè, il peso, ragazzi, lo usano solo i nabbi. Noi siamo professionisti, quindi non ci siamo. Infatti, guardate qui. Tutto in uno. Professionisti, non sicuramente mi ribalterò, ma quelli sono dettagli. Ok, ragazzi, è inguidabile. Va mezzo in drift, è veramente inguidabile, ma a noi ci piace il rischio, no? Allora, questo è il nostro mais. Sì, non va bene farlo quando è già maturo. Lo so anche io, però vabbè, per motivi di tempo non è che posso farlo ottimizzato. Quindi adesso dispieghiamo tutto. Vediamo se funziona. Ah, per funzionare funziona. Ma però se io devo fare tutto questo campo con questo piccolino qui, ci metto almeno 50 minuti. Vabbè, contando che lo facciamo anche comunque offline, no? Ma no, dai, per questa volta lo facciamo così. Quindi in questo episodio, per concluderlo, direi di vendere il cotone. Oh cavolo, dov'è che ho messo il mio caricatore frontale? Che adesso mi serve. Chat, qualcuno se lo ricorda? In farm, vero? Sei venuto in farm. Sì, cazzo, in farm, che l'ho lasciato lì. Vabbè, facciamo così. Andiamo in farm, lo prendiamo, torno indietro e andiamo a vendere queste cose qui. Ok, proviamo. Oddio. Ho sempre il culo un po' alto. Vabbè, speriamo di non fare cose, no? Spero di non ribaltarsi, ma sì, dai. Cosa mai potrà andare storto? Allora, se io prendo questo qui fa 50, morirò? Ma no, non credo. Piano, piano, piano. No, è caduta! Oh! No, no, no! Oh! No, ferma lì, Non rotolare giù, bravissima. Che poi lo so, lo posso tranquillamente trasportare con il caricatore frontale abbassato. Ma non è divertente, cioè nel senso. Si calmi. Ok. Cioè non è divertente. Noi siamo dei professionisti. Bisogna appunto farlo vedere, no? Infatti guardate qui che professionista. Comunque se iniziamo l'anno così, volevo vedere come l'andiamo a finire. Ok, siamo quasi arrivati. Manca una curva. Non potrà andare male nell'ultima curva, vero? Ma se si fa con stile le cose, ragazzi. Vai. Siamo sopravvissuti, incredibilmente. Perfetto, a posto ragazzi.
Un professionista, veramente. Vai. Portiamola qui. Oh, ok. 30.000 euro quella bella. Ci sta, ci sta. Mi raccomando, seguitemi se volete vedere altre cose del genere. Allora, scarichiamo tutto. E tutti questi soldi li useremo nel prossimo episodio per fare gli acquisti per il nostro vigneto. Quindi i mezzi e tutto quanto. Quindi, ragazzi, da guys è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!